Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento con i Bianchi e Rosso TV Sport. Alla vigilia della gara contro la Sampdoria parlò all'improvviso Ciro Polito. È caduto oggi, vi proporremo ampistralci della conferenza stampa tenuta dal direttore sportivo del Bari, che di solito parla quando i momenti sono particolari, e quindi siamo curiosi di sentire cosa ha detto. Crisi siciliana è seguita per una conferenza stampa di Polito. Ciao, insomma, un pomeriggio. Come al solito, vorrei dirci un po', al di là delle parole, che Polito hai visto. Jessica Ramos, sempre con noi. Buon pomeriggio a tutti. E poi torna a trovarci il giornalista barese Vito Cioce, voce anche di Radio Rai. Ciao Vito, ben ritrovato. Grazie, è un piacere ritornare qui a te. Per la famiglia o per vedere Sampdoria a Bari? Tutte e due. Tutte e due cose, eh? Fai coincidere, diciamo, no? I ritorni a casa. È stata una coincidenza fortunata con una partita così decisiva. Così decisiva, in effetti abbiamo, e non a caso ha parlato Polito, va bene? Sì. Allora, adesso sentiremo. Parla nei momenti difficili. Nei momenti salutiamo complicati. Antonio Di Gennaro, DJ. Ciao, buongiorno a tutti e ai tuoi ospiti. Ti aspettavi sta conferenza stampa di Polito? Peraltro, curiosamente, ieri Bari ci ha inviato il messaggio dicendo: domani ci sarà la consueta conferenza stampa pre-gara. Però di solito, noi che abbiamo sempre il messaggio, si dice solitamente la conferenza pre-gara di Iachini. Stavolta non c'era Iachini e un po' questo ci aveva insospettiti. Infatti ne parlavamo ieri in redazione, dicevamo: vedi che stavolta parla Polito. E così, così è stato. Così è stato. Al di là di quello che vedremo, che Polito hai visto? Di sicuro un Polito meno esuberante, meno energico, un Polito consapevole del momento. Ci aveva abituato sicuramente delle conferenze stampa più impattanti. Oggi aveva più una versione in tono minore, come è giusto che siano, mantenere il profilo basso in questo momento della stagione, una versione più da pompiere, perché poi un Polito che ha chiesto ripetutamente unità, compattezza e sostegno alla piazza per salvaguardare la categoria, soprattutto per aiutare una squadra in difficoltà sul piano caratteriale, perché poi Polito è ben conscio delle difficoltà di questo gruppo, soprattutto sul piano della mentalità, del carattere, e ora bisogna dar tutto per raggiungere l'obiettivo. So che anche Vito Cioce l'ha seguita sta conferenza stampa. Sì, no? L'ho seguita. Che idea ti sei fatto? L'idea che mi sono fatto è che Polito abbia ribadito più volte che lui lavora con quello che gli mette a disposizione la società, un concetto che ha ribadito più volte, come ha detto Christian, ha chiesto l'unità dell'ambiente, ma penso che sia un messaggio che Polito debba rivolgere soprattutto alla squadra, perché la tifoseria finora si è mostrata compatta. Secondo me le presenze allo stadio sono anche eccessive rispetto al rendimento della squadra, e lo dimostra soprattutto il calore che accompagna la squadra in trasferta, dove ogni volta, per me che seguo le partite in televisione, si sente soltanto il tifo dei nostri supporter. Allora, so che è diviso in tre blocchi la conferenza stampa di Polito, mandiamo in onda il primo e poi lo facciamo commentare subito ad Antonio Di Gennaro. Prego la regia di mandare in onda il primo stralcio della conferenza stampa del direttore sportivo del Bari. Magari vi chiederete il perché, perché secondo me domani abbiamo una partita particolare, ha un'importanza particolare, non ci possiamo nascondere che è un momento delicato e che secondo me bisogna tutti insieme ritrovare delle forze, compattarci bene, perché sappiamo comunque la classifica oggi non è felicissima, un pizzico di paura. Quella sana paura serve ad alzare l'attenzione anche ai giocatori, però non la negatività. E quindi in questi momenti secondo me bisogna anche portare un messaggio anche alla città che ha sempre dato grande supporto a questa squadra. E quindi io mi sento come un genitore, no? E tutti diamo l'educazione uguale ai figli, no? Ok? Però magari un figlio esce in un modo e ci sono dei figli che vanno per la sua strada, per la propria strada. Un genitore che fa? Che fa? Lo abbandona? No, anzi, forse aumenta l'attenzione e cerca di stargli ancora più vicino. Cosa voglio dire con questo? Il Bari è figlio di questa città, questi colori ce l'avete attaccati addosso. E siccome questo è un Bari che non è nato fortunato, ok? Diciamo così. Non è un Bari che ci saremmo augurati, che ci saremmo aspettati. È un Bari che oggi dice che è in difficoltà,
E che facciamo in momenti di difficoltà? Lo abbandoniamo? Secondo me proprio no, perché il barese che vive per questa maglia, per questi colori, anche se non è felicissimo, è il momento che tutti bisogna aumentare le proprie forze, noi e voi insieme. Intanto per salvaguardare il patrimonio della città, che è la categoria. Uniamoci di più, stiamo più insieme. Discorso emozionale, no? Il Bari come un figlio. Antonio Di Gennaro, hai sentito le parole di Polito, il tuo commento? Ma è il momento che sappiamo tutti, che anche loro hanno rimarcato, soprattutto lui ovviamente parla a nome della società, dell'allenatore, dei giocatori, e i giocatori devono essere al corrente di questa situazione particolare, perché la partita ultima che abbiamo fatto contro il Venezia ha dimostrato che questa squadra ha dei limiti caratteriali, quindi vuole sostegno, ma su questo la piazza di Bari non è mai mancata. Insomma, l'abbiamo sempre sostenuto, io e Cristian andiamo in trasferta e vediamo l'amore, la passione che ci mettono, facendo viaggi impossibili, a giorni impossibili, quindi a orari impossibili. Su questo non c'è, quindi i giocatori devono essere responsabilizzati, non sono dei ragazzini, sanno che il momento è delicato e quindi pensare a salvare la categoria. Oggi leggevo dell'amico nostro Checco Palmieri, che ovviamente ha parlato molto bene di Iachini, che anche lui ha rimarcato: magari bastano una o due vittorie, si può pensare più in alto. Pensiamo ovviamente prima a questa partita domani, perché sono d'accordo con Polito, molto delicata, difficile, perché viene una Sampdoria in grande forma, e anche se gli manca Esposito, nostra conoscenza, dovrebbe rientrare Benedetti, ma non so se giocherà, però è una squadra che ha preso il passo giusto, quindi domani è una gara che, lo diciamo da tanti mesi, e Cristian nel post partita, anche nel pre partita, ma domani veramente, lo dico in maniera molto forte, è questione di vita o di morte. Sei stato assolutamente chiaro e perentorio, però Polito chiede ai tifosi, ma tutto sommato che possono fare di più i tifosi? La verità è meglio la squadra, infatti, che in questo momento deve giocare con lo spirito dei tifosi. Ho provato anche a chiedere, voi deve essere la squadra a trascinare i tifosi, a rendere di più in campo, e lui ha ammesso che questa squadra nei momenti decisivi è sempre venuta meno, quindi una squadra che ha palesato delle difficoltà da un punto di vista mentale, non a caso ha detto non dobbiamo parlare, fare fatti, soprattutto giocare con il sangue agli occhi. Può sembrare una frase fatta, però lui dice dobbiamo prendere davvero consapevolezza di quello che è il momento, che ci stiamo giocando la permanenza in Serie B, e lo dobbiamo fare in fretta. Sì, in effetti, sì, di questa parte, da questa prima parte della conferenza, i tifosi si sono un attimino offesi, anche perché dopo tutto quello che è successo effettivamente i tifosi ci sono sempre stati, nonostante tutto quello che coinvolge il Bari con i presidenti eccetera, e tra l'altro loro non credono più alle parole di Polito, anzi lo incitano ad andarsene via. Anche questo lui dice raggiungiamo l'obiettivo, poi i processi li facciamo alla fine. Poi c'è un passaggio anche dove parla del suo futuro, anche del suo bilancio, non so se è il secondo o il terzo nel montaggio, però c'è anche quel passaggio. Certo, che vedete, insomma, noi lavoriamo nel settore della comunicazione, quando le cose vanno male la gente ti chiede di parlare, però poi qualsiasi cosa tu dica non va bene. Sì, ehi, posso fare un paragone, no? Con Verona, che è una città a cui ovviamente qualcosina ho fatto. All'inizio con Baroni, ed era una squadra in un modo, l'hanno contestato per diverso tempo, gli hanno cambiato tutta la squadra e ha plasmato una squadra, ora adesso una compagine che ha un'anima, ha qualcosa di preciso. Ecco, e ovviamente faccio un paragone tra Serie A e Serie B, magari può essere anche un po' così sbagliato, però voglio far capire che quando c'è unità di intenti, anche se non ci sono grandissimi giocatori, però bisogna creare quell'atmosfera forte, no? Che magari quest'anno è mancata, perché tre allenatori ne danno un esempio di quello che è per adesso l'annata. Però c'è ancora il tempo di ricompattarsi. Ecco perché i giocatori adesso hanno le responsabilità maggiori, perché è ovvio, dopo tre allenatori è normale che loro devono rendersi conto che se non c'è questo spirito, ma non magari per 20 minuti, 40 minuti, deve essere dal primo al 95esimo. Prima della partita di Venezia, io e Cristian mi ha detto 10 battaglie, e invece siamo partiti in 15 minuti, abbiamo preso due gol così, da proprio senza verve. Ecco, ci vuole un qualcosa di diverso, e ho fatto questo paragone per far capire che c'è sempre la possibilità di migliorarsi, trovare una via d'uscita, perché noi non possiamo e non dobbiamo
arrivare, diciamo così, all'ultima partita a soffrire così. Noi dobbiamo salvarci per poi programmare una grande stagione il prossimo anno. Vito Ciuccio, ma noi ce l'abbiamo questa cazzimma, perché in questo momento ci vorrebbe quella, cioè ci vorrebbe essere pronti alla battaglia. Io direi che sì, forse non c'è la cazzimma da parte dei giocatori che abbiamo visto finora. Fossi in Iachini, non sono qui certo io che possa dare consigli, sono un tifoso come tutti gli altri, però punterei su quei giocatori che finora hanno giocato con il sangue agli occhi. Sappiamo tutti chi sono Di Cesare, Benali, Ricci, Maita, Sibilli, sono questi che finora hanno tenuto in piedi la squadra, e mi affiderei a tutti quelli che sentono la necessità che il Bari veramente debba salvarsi. Cioè domani è una finale play-off, play-out, io la ritengo più una finale play-out, e quindi bisogna giocarla alla morte, non attendere la sosta come se la sosta avesse un valore chissà quale salvifico. Per cui, visto che anche Iachini, tra l'altro, aggrega spesso agli allenamenti dei ragazzi della primavera, magari tra loro c'è qualcuno che ha più fame di qualche titolare con il grosso nome. La sosta sì, può aiutare a recuperare degli infortunati, potrebbe figurare tra i convocati addirittura Diò per questa partita, non utilizzabile, però incominciano a riassaporare un po' anche il terreno di gioco, ma anche l'ambiente del gruppo. Maiello è sempre un discorso, non credo giochi titolare, sempre un discorso legato al recupero dall'infortunio al legamento crociato, perché come Menez chiaramente durante la settimana avverte dei fastidi al ginocchio. Anche Menez non verrà convocato? Menez difficile, continua ad avere dei fastidi al ginocchio e potrebbe ancora saltare la gara. Andiamo in pausa pubblicitaria, poi seconda parte ancora con le dichiarazioni di Polito. Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cuccovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma, con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura e Andria. Con i nuovi corsi interamente finanziati potrai specializzarti nei settori automotive, biomedicale, automazione, ferroviario, siderurgico, dell'industria 4.0, del sistema idrico e del sistema casa. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cuccovillo, il futuro ora. Marischeria è la pescheria e cucina di mare a Bari Poggiofranco. Ogni giorno solo il meglio del mare per la tua spesa. Anche piatti pronti e con consegna a domicilio. Vieni a trovarci in via Orfeo Mazzitelli 244. Audacia. Azione. Avventura. Suzuki 4x4, fuori dai luoghi comuni. Car Service Bari, concessionaria ufficiale Suzuki per Bari e BAT. Viale Iapigia 243 Bari. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Ultima chance! A City Moda trovi fino al 50% più un extra 30% di sconto immediato con una spesa minima su tutte le collezioni autunno-inverno. Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia oppure su Facebook. Questa è una storia che conosci già. È una storia di valori. Una storia di qualità, una storia di vicinanza, una storia di convenienza, una storia di amicizia, una storia che diventa ogni giorno più forte che mai. Prodotti a marchio Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre. Scopri i nostri negozi e le nostre offerte su www.sigmasupermercatipuglia.it. Segui Supermercati Sigma Puglia su Facebook e Instagram. Connected.
Farmacia Cavallo, sempre al servizio del cittadino. Aperti anche la domenica mattina dalle 8.30 alle 13. Offre una vasta gamma di prodotti dermocosmetici dei migliori brand come Miamo, Filorga, Codaliro, Sposé e tanti altri. Integratori alimentari per ogni esigenza come Named, Enerzona, Enervit e Gymline, oltre ai farmaci da banco e molteplici servizi come consegne a domicilio, tampone rapido, ECG, holter cardiaco e pressorio, profilo lipidico. Scegli Farmacia Cavallo, la tua farmacia di fiducia in Viale Papa Pio XII 48B a Bari. Rieccoci insieme, seconda parte del Bianco e Rosso TV Sport. Allora io direi di ripartire con il secondo stralcio della conferenza stampa di Ciro Polito. Sentiamo insieme. E quindi tu hai ragione che la squadra deve fare di più, è naturale perché comunque la classifica dice quello, i risultati dicono questo, per far sì che la gente gli vada dietro. Alla base c'è la squadra, però vi posso garantire l'impegno non manca, anche se i risultati, gli ultimi non sono stati belli, le ultime tre trasferte sono state tre sconfitte, però non voglio accontentarmi per dire abbiamo fatto due buone partite, forse le più belle come aggressività, però alla fine abbiamo ottenuto zero punti, quindi l'ultima in casa non è stata bella, abbiamo preso un punto, domani bisogna fare una partita come abbiamo fatto magari a Catanzaro o anche a Venezia in determinati momenti e portare a casa anche il risultato, perché la gente ha bisogno proprio di questo e non lo dobbiamo fare, quello è di dimostrare di voler recuperare terreno in qualsiasi circostanza. L'importante è che si aumenta e si finisce bene, perché poi il calcio in due settimane, in tre settimane si cambiano tanti pensieri. Vuoi cambiare tanti pensieri sui giocatori? Anche noi magari, questa è la pura verità. Quindi che mi si sta lavorando, che la squadra sta lottando per cercare di recuperare terreno, c'è sempre momento anche per recuperare anche dei giocatori che abbiamo fuori, no? Tra poco potremmo rivedere Diop, ma non voglio manco riparlare, perché comunque lo stesso Menez è rientrato, ma poi alla fine c'è sempre mal al ginocchio, ma non è semplice veramente. Il Maiello di turno ci sta, però ce l'hai, ma dopo un crociato ci sono dei grandi giocatori anche di Serie A che è passato un anno ancora non riprendono. Come ho detto, allora bisogna avere il sangue agli occhi come chi si deve salvare, anche se non siamo partiti per quell'obiettivo. Oggi, se ci siamo in mezzo agli altri, dobbiamo mettere qualcosa in più per ottenere i risultati, altrimenti non ce la fai. Altre dichiarazioni di Ciro Polito, che continua a dire insomma che sua speranza è che si possa cambiare idea rispetto a questa squadra, fermo restando che sono trascorse già 29 partite, credo che il campione sia abbondante, no? Siamo questi. Antonio? No, ha detto all'ultimo appunto che sono partiti per un altro campionato, adesso si trova per lottare per non retrocedere, bisogna capire se questi giocatori hanno capito, gioco di parole, nella posizione in cui siamo, se hanno le caratteristiche per lottare fino a retrocedere, perché ci sono tanti aspetti. Lo Spezia è lo stesso, lo Spezia è retrocesso l'ultimo secondo con il Verona, è arrivato in Serie B, pensava di vincere il campionato con giocatori importanti. Se vede la rosa dello Spezia dici ma come fa a essere a 30 punti, perché il calcio è questo, la testa è questa, e quindi come ha detto Ciro, il sangue agli occhi, mi auguro di vederlo non da a sprazzi, ci vogliono per 95 minuti ma per 9 partite, quelle che sono da qui alla fine, e quindi mi auguro che possano ritrovare quella verve, perché altrimenti la preoccupazione potrebbe aumentare. Vito Cioce, domani la Sampdoria, diciamo che se vogliamo prenderla come uno spunto favorevole, l'assenza di Esposito, dell'ex Esposito, è come dire un assist per il Bari, perché comunque Esposito, abbiamo visto la partita l'altra sera, Sampdoria-Ascoli, ha cambiato la partita, è entrato lui e la Sampdoria ha cambiato marcia. L'ha cambiato l'altra sera, l'ha cambiato spesso, l'ha cambiato anche contro di noi all'andata, cioè c'è stato praticamente una Sampdoria che era praticamente al 90% Esposito, però bisogna portare in campo domani veramente qualcosa di nuovo. Vorrei fare una domanda ad Antonio Di Gennaro. Assolutamente sì. E da uomo di campo e da grande giocatore qual è stato? Io sarei preoccupato nell'aver sentito dire sia da Mignani, sia da Marino, sia da Iachini alla fine delle partite che si sono concluse con risultati molto negativi, che in campo non si è visto quello che si è provato in settimana.
Allora cosa bisogna fare per invertire la tendenza? Questa è una bella domanda. Il lavoro settimanale è importante, poi c'è la partita in cui tu puoi preparare la tattica, video, giustamente lavori 16 ore al giorno e Beppe è uno di questi insieme alla squadra, poi c'è la domenica che magari ti possano può cambiare la partita perché andiamo a proprio l'ultima a Venezia, sì, nei 13 minuti prendi due gol sul calcio d'angolo, uguale, quindi questa è la mancanza di attenzione, di concentrazione, del sangue agli occhi, perché non puoi prendere due gol così, una squadra che deve essere concentrata, è ovvio che poi possono mancare le idee perché devi recuperare e non hai le possibilità. Io credo che il lavoro settimanale ti aiuta, poi c'è la partita, anche i grandi giocatori, quelli che hanno diciamo una certa esperienza, te in campo la sanno anche trovare loro la posizione, sanno anche loro dettare il passaggio, sanno anche loro come muoversi e indirizzare anche i propri compagni, e quest'anno e l'anno scorso l'abbiamo visto, e dove l'anno scorso anche i giovani, cosa che quest'anno fanno fatica, i giovani l'anno scorso, parlo ovviamente di Dorval, Moracchioli, quest'anno c'è anche Ashik, l'anno scorso non c'era, si adattavano, entravano, non avevano problemi perché la squadra era già collaudata, era già una squadra forte nelle sue individualità ma anche nella testa, nella mentalità di giocatori che volevano far vedere qualcosa. Quest'anno c'è stato forse anche un po' d'appagamento, non lo so, sì, anche gli infortuni però non devono essere un attenuante, quindi la preparazione è importante, poi la domenica in virtù anche dell'avversario i giocatori anche loro in campo sanno come muoversi, come giostare, ma soprattutto è una mancanza di testa, l'aspetto mentale adesso non c'è e quindi va ritrovato al più presto. Ecco perché io come tanti siamo preoccupati, perché poi l'aspetto mentale è quello che è più difficile da poter diciamo migliorare. Jessica. Sì, no, tantissimi tifosi dicono effettivamente che ora non si accontentano più di un pareggio, vogliono la vittoria, anche perché effettivamente, come avete visto in classifica, siamo in una posizione un po' a rischio. A rischio, tra l'altro. Il calendario non c'è complicato. Più nessuno tra noi e il Bari. Il calendario è complicato. È una partita, tra l'altro, i tifosi la descrivono nervosa, quindi vogliono che ci siano i risultati. Per fortuna c'è un gibellaggio, per cui almeno intorno ci sarà sì, una bella atmosfera. Sì, quello di sicuro, sugli spalti sarà, occhio, sarà avete, spettacolo avete però in campo. Di, sì, Antonio. Sì. Avete detto di Esposito, grande giocatore che cambia sì, le partite, sì. L'abbiamo visto anche l'anno scorso. Dopo un inizio, bisogna ricordare, lui è arrivato qua un po' non aveva un atteggiamento giusto. Poi perché? Perché il gruppo era forte e lui ha capito. Vi ricordate di Esposito l'anno scorso? All'inizio c'era andò in panchina a un certo punto, sì, pur sì, segnando dei gol. Sì. Bravo, poi dopo esploso. Ecco perché i giovani non bisogna esaltarli, bisogna fargli capire di mangiare sempre pane duro. Chiusa parentesi, attenzione che la Sampdoria ha un giocatore come De Luca, che è un centravanti che si sta diciamo, sta emergendo molto bene. Quindi l'assenza sua è importante di Esposito. Però De Luca, veramente, non soltanto a livello di finalizzatori, ma fa giocare bene le squadre. Quello che ovviamente gli attaccanti sono fondamentali. È un po' da collante, l'uomo che fa reparto, insomma, anche se in realtà poi l'ho visto l'altra sera, è diventato pericoloso quando è entrato in campo Esposito. Sì, con la qualità. Allora, altri messaggi non ce ne sono, Jessica? No, semplicemente riguardo Polito, i tifosi non ci credono più, dicono effettivamente noi non vogliamo più parole, vogliamo i fatti e la squadra non ce l'hai costruita appunto per vincere. Poi in effetti la costruzione della rosa, poi chiaramente nell'ultimo stralcio anche della conferenza stampa c'è un passaggio anche poi lo sul vediamo? Futuro di Polito. Dai, sì. Vediamolo subito, poi magari l'ultima parte parliamo della partita in senso più tecnico. Polito, ultimo stralcio. Ho sempre detto sulla carta, però non facciamo ancora, siamo qui a fare processi, no. Il Bari, per me questo è un Bari forte, ma perché voi pensate che le squadre in Serie B non abbiano i giocatori? Questo qua per me era un Bari forte, oggi dice che non lo è per quello che uno pensava, però non perché mancano i giocatori, perché io penso che a gennaio abbiamo preso una punta che sul mercato è uno dei più quotati in categoria, però magari ad oggi non ha reso per quello che uno si aspettava, ma non è che Puskas è un giocatore in discussione, per fare un esempio, no? Per me Puskas è un signor giocatore che lo prenderei altre 100 volte. Allora, per quanto riguarda il sottoscritto, tutti i giorni sono in discussione, no? Mi sento, perché è giusto che sia, sono quello che ha deciso nelle scelte tecniche insieme al Presidente, e quindi ho avuto sempre carta bianca. Però
se vogliamo mettere su bilancio quello che è stato fatto in 3 anni, penso di aver fatto più cose positive che negative. Poi dopo ognuno ha il suo pensiero. Quello che mi sento di dire è che io ci sono sempre, ci ho sempre messo la faccia, ho creato comunque un'identità e non mi tirerò mai indietro. Sono una persona ambiziosa, è normale, non posso dire che non lo sono, però poi alla fine io sono un dirigente e deve fare per quello che uno ha a disposizione, perché credo che sia giusto nel mio mestiere cercare di ottenere il massimo in ogni situazione. A volte ci si riesce, a volte no. Questo è il discorso al quale faceva riferimento Vito Croce, insomma, ribadito anche più volte, mi sembra di capire. Io faccio quello che posso fare nei limiti di quello che mi mette a disposizione, sì, la società, lo ha ribadito. Io devo dire, anch'io sul bilancio di Polito, devo dire che aveva fatto così bene gli altri anni che francamente io credo che sia anche un po' ingeneroso il gioco al massacro nei confronti di Polito. Si sa che nel calcio non sempre le ciambelle vengono col buco, forse a Polito viene più... Io ho questa sensazione che Polito era così una garanzia per i tifosi che il fatto che abbia detto delle cose che non si sono rivelate tali, i tifosi lo avvertono come un tradimento, non so, cioè più credi in una persona e più se questo non fa quello che deve fare, non dice quello che deve dire, lo avverti come un tradimento. Che ne pensi, Vito? Sì, se consideriamo che Polito l'anno scorso è stato protagonista anche dei playoff, ricordiamo quando nella semifinale col Sud Tirol andò addirittura dietro la porta, poi beccandosi pure la multa, e adesso voglio dire il consenso tra i tifosi per lui è ovviamente sotto lo zero, perché come ha ammesso lui stesso questa non è diventata una squadra, molti giocatori che lui ha voluto non hanno reso secondo quello che si prevedeva, e soprattutto devo dire quelli stranieri, no? Ne parlavamo prima, sì, fuori onda, non tutti hanno reso come ci si aspettava, quasi tutti, sì, quasi non tutti. Reso, insomma. Vabbè, andiamo in pausa pubblicitaria, poi focus sulla partita, perché arriva la Sampdoria di Pirlo, abbiamo anche uno stralcio della conferenza stampa dell'ex genio del Juventus. Pubblicità. Ultima chance, a City Moda trovi fino al 50% più un extra 30% di sconto immediato con una spesa minima su tutte le collezioni autunno-inverno. Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia oppure su Facebook. Audacia, azione, avventura. Suzuki 4x4, fuori dai luoghi comuni. Car Service Bari, concessionaria ufficiale Suzuki per Bari e BAT. Viale Iapigia 243 Bari. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Marischeria è la pescheria e cucina di mare a Bari Poggiofranco. Ogni giorno solo il meglio del mare per la tua spesa. Anche piatti pronti e con consegna a domicilio. Vieni a trovarci in via Orfeo Mazzitelli 244. Codes, società di ristrutturazioni edili, interni ed esterni, installazione e manutenzione di impianti di condizionamento e riscaldamento idrici e fognari, dalla progettazione alla manifattura. Codes SRL è a Modugno, in via Brescia 4D, mail codessrl.info@gmail.com, whatsapp 375-817-0098. VMB Viaggi, pacchetti vacanze a quote fisse vantaggiose. Vienici a trovare in una delle nostre agenzie. Siamo a Bari, in via Brigata Regina 72, via Giuseppe Fanelli 221, via Andrea da Bari 69 e in via Cirillo 2 barra via Valenzano. vmbviaggi.it. Farmacia Cavallo, sempre al servizio del cittadino. Aperti anche la domenica mattina dalle 8.30 alle 13. Vasta gamma di prodotti dermocosmetici, integratori alimentari, farmaci da banco, molteplici servizi. Farmacia Cavallo in viale Papa Pio 12, 48B a Bari.
Eccoci insieme, penultima parte del biancherosso di Bespo, perché il venerdì è imperdibile la quarta parte. Noi siamo qui in effetti solo in attesa che arrivi la quarta parte. Jessica, con chi hai intervistato per tutto campo? Allora, abbiamo intervistato Yaya Kallon e niente, è stato molto divertente. Noi l'abbiamo già avuto, l'ho avuto qua, e tra l'altro lui ha parlato che si è trovato nel momento giusto con le persone giuste, e quello gli ha aiutato anche ad arrivare dove è in questo momento. Quindi diciamo, è stato molto fortunato, molto secondo fortunato. Lui. Vabbè, allora, anche questo è un mistero. Kallon arriva, sembra assolutamente integrato, esatto, nella squadra, gioca, poi arriva l'altro allenatore, agli Iachini non servono gli esterni, e quindi Marino Kallon lo voleva per il 4-3-3, ma Iachini passa al 3-5-2. Ecco perché, che confusione quest'anno, che confusione. Vabbè, allora, i stracci di Polito li abbiamo esauriti, focus sulla partita, e ti chiedo subito, Cristian, che Bari hai ipotizzato, così commentiamo con Antonio Di Gennaro. Sì, lo possiamo vedere anche in grafica, in sostanza quasi identico al Bari poi sceso in campo nell'ultima trasferta a Venezia, con una sola variazione: Maita per Lulic, che dovrebbe essere l'unico cambiamento che porterà Iachini nell'undici titolare. Breno in porta, Matino, Di Cesare, Vicari in difesa, centrocampo con Dorvale e Ricci esterni, poi Maita, Benali e Sibilli sempre nella sua posizione di mezzala trequartista, e poi davanti siamo andati per la conferma dei due attaccanti, Nasti e Puskas. Voglio essere estremo, dopo una vittoria 3-1 confermare quasi interamente quella formazione è molto discutibile, però poi vi faccio la domanda: e chi mettiamo? Antonio, chi mettiamo a questo punto dopo una sconfitta per 3-1 a Venezia? Innanzitutto il modulo, si va avanti così secondo te, Iachini? Sì, non cambia. Insiste col 3? Non cambia. Penso di sì, anche perché loro giocano uguale, quindi giocheremo a specchio. Mi auguro ora con rientro di Maita, diciamo, che spero sia in condizione, con Sibilli, due terzini, due attaccanti, che attacchiamo con più uomini, anche perché noi quando giochiamo a tre, i tre difensori rimangono bloccati, non impongono gioco, non propongono niente, anche perché forse non hanno neanche le caratteristiche, quindi ovviamente potresti perdere qualcuno nella zona proprio per iniziare l'azione, per la proposta di gioco. Quindi mi auguro che i terzini facciano Ricci, sì, che Dorval ritorni quello che insomma conoscevamo l'anno scorso, e che faccia il terzino vero, altrimenti il 3-5-2 non servono se hai due terzini così che magari rimangono troppo piatti. Ricci è quello più intraprendente. Mi auguro che Maita con Sibilli possa accompagnare l'azione, perché come dice e ha sempre detto Beppe Iachini, devi portare molti più uomini per vincere la partita, e poi che si difenda da squadra tutti insieme, come abbiamo detto, col sangue agli occhi, che diventiamo cattivi. Perché non vedo mai menare qualcuno non nel senso a spaccare le gambe, non mi fraintendete, però ci vuole quella cattiveria sana, quella cattiveria in cui siamo in casa nostra, al di là del gemellaggio, che bisogna mettere in pratica. E quindi quella è la squadra, anche perché ha fatto capire che sia gli esterni, che sono Moracchioli, Ascic oppure Kallon, possono entrare a partita in corso e giocare in maniera diversa, perché non sono degli attaccanti. Quindi Puskas è tornato al gol. Mi auguro che Nasti migliori anche lui, soprattutto tecnicamente, perché come dico sempre, gli attaccanti sono quelli che fanno giocare bene le squadre. Da tifoso, Vito Cioce, chi vorrebbe vedere in campo la formazione che ha ipotizzato Cristian è quella? Chi potremmo aggiungere in questa squadra? Che tocco in più potremmo dare? Fermo restando, come ha detto Antonio Di Gennaro, come abbiamo detto noi prima, che imprescindibile è l'approccio alla partita della squadra, di chiunque giochi, di chiunque stia in panchina. E questo lo notiamo anche dal linguaggio del corpo dei giocatori in campo e anche in panchina. Ma io ho qualche dubbio su questo modulo da tifoso, cioè, correggetemi se sbaglio, ma mi sembra che abbiamo realizzato un solo punto con questo modulo, perché nelle prime due partite in casa, se non sbaglio, si giocava ancora con il 4-3-3. Sì, vero. E quindi 6 punti con il 4-3-3, poi uno nelle ultime 4 con il passaggio alla difesa. Coinvolgo di nuovo Antonio Di Gennaro, da grande regista qual è stato. Io penso che con due soli centrocampisti di ruolo, che possono essere Benali e domani Maita, noi soffriamo l'inferiorità numerica a centrocampo, e questo fa sì poi che la squadra in difesa vada in difficoltà. Abbiamo tre difensori, dicevo prima, che nella fase anche di costruzione non propongono, nel senso che difesa 3 abbiamo visto anche, diciamo, nelle squadre anche di Serie A importanti, sono quelli che vanno anche poi a concludere. Quindi io credo, l'ho detto anche più volte, proprio
in questo periodo. Il rientro di Maiello potrebbe consentire di giocare con Sibilli dietro le due punte, quindi passare a un 4-3-1-2, perché Beppe Iachini le prime due partite ha giocato così. Quindi bisogna capire come il nostro professore Mamma mia, che mi state facendo vedere in questo momento l'infortunio di Gio Paolo in precedente. Qui ero in tribuna io abbiamo tribuna, visto prima il gol di Vialli e poi il terribile infortunio di Gio Paolo. Mi avete colto di sorpresa con questa immagine, infatti. Quindi devo dire che in effetti non dobbiamo soffrire. Il rientro di Maiello potrebbe appunto far giocare Maite lo stesso Benali, quindi il centrocampo diventa più di qualità con Sibilli trequartista, anche perché Sibilli trequartista nello schema ora del 3-5-2 lui parte mezzala, però sì, lui è un trequarti. Per quello che il centrocampo va in sofferenza, perché è chiaro che aiuta poco. Vabbè. E anche lui magari spreca anche molte più energie. Poi, insomma, grazie a Dio ha fatto 10 gol più assist. Ecco, io il ritorno di Maiello potrebbe consentire a Beppe Iachini di ritornare al 4-3-1-2 e questo potrebbe essere un vantaggio per il nostro centrocampo, come diceva l'amico di Tavoli. Abbiamo intanto collegato telefonicamente Marco Bisacchi, giornalista di Radio Sportiva e Tutto Sport Genova. Ciao Marco. Buongiorno a tutti. Ciao. Complimenti a tutti. Per la tua foto, su dove eri? Ho visto la bandierina dell'Italia dietro, ma dove eri? Una località balneare, dove era? Forse Sesto Levante, se avete preso da Facebook. Sesto Levante, va bene. Sesto Levante, località straordinaria della Riviera Ligure. Ciao a tutti. Ciao. Va bene, magari faremo. Dai, la Liguria è una stupenda regione, meravigliosa regione. Marco, abbiamo saputo della non convocazione di Esposito. Per quello che abbiamo visto per tutto il campionato da Samp, anche la gara d'andata, insomma, è un'assenza importante. Cos'altro? Cristian Siciliani ha preparato una formazione, il 3-5-2, magari la verifichiamo con te. Vediamo, Cristian. Sì, la vediamo in grafica con Stankovic in porta, poi la difesa 3 composta da Leone, Ghilardi e Gonzales. Centrocampo a destra, ballottaggio De Paoli, Stojanovic, a sinistra Barreca, poi in mezzo abbiamo messo Casami, Iepes e Darboe e davanti Alvarez e De Luca. Chiaro che poi ho letto che hanno recuperato i vari Benedetti, Murru, Verre, quindi non so se Pirlo andrà poi ad operare dei cambi rispetto a questo 11 che abbiamo schierato. Ma sì, grosso modo dovrebbe essere questa la squadra, anche perché finché non ci saranno Piccini e comunque Murru pienamente disponibile, credo che Pirlo non tornerà alla difesa 4, quindi comunque la conferma della linea 3 in difesa, che poi diventa 5, chiaramente è in fase difensiva, quindi un pochino più coperta. Se vogliamo, la Samp, che ha preso tanti gol in questa stagione, deve cercare di prenderne meno. Il discorso di Paoli Stojanovic, c'è cioè sicuramente un ballottaggio, forse Di Paoli ha qualcosa in più in termini di qualità, ha qualche problema legato alla pubalgia, ma insomma lo sta gestendo, dovrebbe farcela. E poi davanti, sì, avete detto di Esposito che è out, peraltro Esposito, che conoscete molto bene a Bari, certo, è stato il migliore in campo entrando nella partita con l'Ascoli di lunedì, è entrato, ha cambiato la partita e la Samp ha firmato la rimonta, una gara molto difficile, quella di lunedì contro l'Ascoli, Esposito si è fermato, nuovamente dovrebbe essere comunque uno stop non così prolungato, intanto però a Bari non c'è, quindi non potrà evidentemente affrontare questa sfida da ex dopo che era andata. Quindi De Luca Alvarez? De Luca Alvarez, ma attenzione anche a Verre, io direi che anche Verre può essere un'alternativa. Verre che va saltato la partita contro l'Ascoli, una fatica, un giocatore di grande esperienza, sì, di qualità. Abbiamo soltanto un minutino, Antonio, vuoi fare una domanda al collega di Genova? Antonio? Di Genaro, benissimo, ciao Marco, come stai? Ciao, tutto bene, ciao a tutti. Infatti anch'io ero un po' indeciso tra Alvarez e Verre, perché Verre consentirebbe di giocare diciamo tra linea dietro la prima punta di Luca e fa sì che magari gli altri centrocampisti e poi i terzini di centrocampo possano accompagnare l'azione, quindi anche perché nel 3-5-1-1 la Sampdoria si è ritrovata come risultati, come gioco, anche come diciamo atteggiamento. Poi vado su un singolo, Leoni, 17 anni, si parla tanto dei giovani, è stato costretto oppure è veramente un ragazzo diciamo di un grande avvenire? Marco? Ma sai, da questo punto di vista, secondo me Pirlo è l'allenatore, per carità, con pregi e difetti, intendiamoci, però è l'allenatore giusto, perché sta facendo veramente giocare tanti ragazzi giovani. Se vai a vedere, no, il reparto difensivo, sono 4 giocatori, compreso il portiere, non fanno neanche 80 anni in 4, quindi Leoni è un ragazzo che arriva dal Padova, giocatore praticamente 17enne, quindi veramente giovanissimo, un po' come il Camarsi che abbiamo visto l'altro giorno al Barcellona, chiaramente un altro livello, per carità, però l'età è la stessa, è un giocatore assolutamente di prospettiva e di presente. Questo ragazzo l'ha sbagliato contro il Brescia, ricorderai quel gol di Adorni concesso all'ultimo secondo,
probabilmente aveva anche qualche responsabilità, ma insomma la Samp lì non aveva brillato per la fase difensiva. E insomma questo ragazzo comunque ha poi giocato con personalità con la Feralpi, la partita successiva con l'Ascoli. Pirlo lo ha, come posso dire, anche gestito a livello mentale, come dire, è vero, nel calcio sbagli, però poi sei un ragazzo, devi anche superare le difficoltà e pensare alla prossima barriera. Quindi da questo punto di vista Pirlo sicuramente può essere un ottimo esempio, ecco, anche perfetto, la sua carriera perfetto. Straordinaria. Marco Bisacchi, grazie per la tua disponibilità, un grandissimo abbraccio. Ciao Antonio. Grazie, allora dobbiamo passare a tutto campo, però giusto Vito Ciorci, quando ti ascoltiamo in radio? A che ora? Che giorno? Lunedì prossimo, 18 alle 23.30, sarà una radio puntata 1? Speciale sì. Su Radio 1, di Radio 1 Plot Machine, andremo in una biblioteca comunale di Roma che ha un passato incredibile perché è nata in un comprensorio di case popolari degli anni 30. Bellissimo. Vito Ciorci, grazie. Grazie a tutti voi. Jessica, grazie. Forza Bari sempre. Cristian, domani Radio Cronaca sì, con il DJ. Con DJ, ci sentiamo domani. Ok. Pubblicità, forza, e poi a tutto campo. Ciao.